brano di Sanremo. E allora Una rosa blu, dirige l'orchestra il maestro Pinuccio Pirazzoli, canta Michele Zarrillo. Una rosa blu sulla pelle tua, mi ricordi Londra snob e bionda con un filo di follia. Dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto, che vuoi tutto il resto e non ti leghi mai. Ma se fossi mia, io ti legherei. Perché sei come sei, col tatuaggio, con quella rosa blu, che il tuo coraggio è la tua risorsa in più. E ti racconto di me, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così. E non mi accorgo nemmeno che vuol dire ti amo, che si è aperta di più la rosa sul tuo seno. Una rosa va più via, dolce un po' perversa, come un po' diversa la tua fantasia. Una rosa blu, come non ce n'è, ma una cosa rara sono io stasera che la chiedo a te. Da parte degli altri protagonisti, della giuria e ovviamente del pubblico. Bravo. Mario, visto che sei in piedi, inizia tu, vai. Eccezionale, veramente, io sono senza parole. Mi presti la voce un giorno, mi ci fai fare una giratina, andiamo in giro, io apro la bocca e canti tu. Va bene, si è una bella veramente, eccezionale. Giorgio. Bravo, bravissimo, io sono un fan di Michele, tra l'altro lo conosco molto bene, hai preso tutte le sue sfumature, anche la somiglianza, c'è, cioè, complimenti. Loretta. Un lavoro eccezionale. Di trucco, di voce, di atteggiamento. Anch'io conosco molto bene Michele, quando ancora aveva i capelli ricci ricci, mm-hmm, ed era un ragazzo e cominciava a scrivere insieme a Totò Savio le sue canzoni. Quindi me l'hai ricordato benissimo proprio, sei stato veramente in gamba. Guarda che lui ha una voce pazzesca. Unica. Pazzesca. Cioè, questa partecipazione che lui ha fatto era una roba... E io ho detto, Madonna, poro Dennis. Invece, guarda, ti assicuro, hai fatto un'ottima figura. Chapeau, Giorgio, cosa devo aggiungere? Voglio dire, c'è quella canzone meravigliosa, 5 giorni che ti ho perso, mamma, che sì, è quella veramente quando tu ti lasci e ascolti quella canzone lì, ecco, suicidi proprio, proprio. Sì, sei, sì, alla canna del gas. Infatti quando noi due abbiamo avuto questa grande storia d'amore, noi ti sei tagliato, io e te, ti sei tagliato le vene, ti ricordi? Cristiano, per non me si dicono queste cose davanti a milioni di telespettatori, sì, te l'ho già detto, che rimangano tra noi nel camerino. Cioè, non l'ha detto a nessuno. Ma poi cosa c'hai in mano? C'è una rosa blu davvero? No, c'è una rosa blu, perché questa rosa blu naturalmente a me piace molto come canta Zarrillo, perché ha una voce originale, come diceva però Giorgio. Fa schifo, ricca, però fa schifo. No. Ricca di varie sfumature. All'inizio eri un pochettino titubante, ma siccome ti sei impegnato moltissimo, questa rosa blu volevo tenermela io, ma la regalo a te. Wow! Non si riconosce stasera, Marcioglio. Wow!
Wow. Accomodati pure. Grazie. Hai parlato con la Rosa. Non usavo. Ultimo in ordine soltanto di uscita.